Questo è il video dimostrativo di come trasformare un ICOM IC2820 con scheda di Star, ovviamente, in trasponder di Star, trasponder per modo Digital Voice. Ovviamente per fare questo è necessaria una modifica che faccio io, che eseguo io in laboratorio, ci vuole una modifica hardware, cioè una modifica all'interno della radio. Per prima cosa bisogna impostare, io qui ho scritto, l'ho chiamato hotspot, anche se il termine è un po' improprio, una frequenza in VHF, anche perché la maggior parte dei ponti di Star in Italia sono in UHF, e infatti noi come riferimento terremo IR4UBL, ripetitore di Star di Piacenza, che la cui frequenza è 435,62, più lo shift a 5 MHz. Allora, la radio va impostata in questa maniera. Qui c'è meno dup. In realtà questo shift deve essere 0. Non importa, quindi non importa se è positivo o negativo, ma ci deve essere. La radio deve essere impostata in modo FM in entrambe le bande, anche sulla banda del ripetitore di Star che voi andrete a utilizzare, va impostato in modo FM, però lo shift deve rimanere quello originale del ripetitore, cioè in questo caso 5 MHz. Quindi FM e FM. Dopodiché vi impostate la vostra frequenza in VHF, io in questo caso ho utilizzato 145 una 875. Dopodiché si può mettere l'apparato in funzione transponder in questo modo. Come prima cosa accertiamoci di aver impostato come banda main, come banda principale operativa, la banda VHF. Perché se la mettiamo in UHF il transponder funziona lo stesso, ma funziona molto male. Ci sono possibili rientri, malfunzionamenti, cattivo passaggio dei dati, eccetera, eccetera. Quindi banda principale in VHF. Si premono e si tengono premuti contemporaneamente i due pomelli delle bande. La radio emetterà un beep. Tenendoli premuti si preme il tasto F e la radio emetterà un altro beep e la chiave che è qui inizierà a lampeggiare. Adesso vi faccio vedere come. Alziamo un po' il volume. Ecco qua. Due pomelli. La frequenza, la memoria lampeggia, schiaccio F, altro beep, la chiave lampeggia, la memoria è ritornata come era. In questo momento l'apparato è in transponder in funzione Digital Voice di Star. Se noi proviamo con un apparato di Star, che in questo caso è questo V82, aspetta che facciamo un po' di luce sull'accaduto, ecco qui. Questo è programmato, vedete anche qui c'è una memoria scritta hotspot, è programmato sulla medesima frequenza questa. Se io attivo l'hotspot, come vedrete, passa perfettamente il messaggio di risposta del ponte IR4UBLG come gateway, quindi passa sia la fonia digitale che i messaggi e come questo passano anche i comandi. Adesso vi faccio un esempio. Imposto il comando nel my call, no? No, your call. Imposto il messaggio 5, your call 5. Il messaggio 5 è il messaggio di connessione al reflector. Siamo già connessi, quindi dovrei ascoltare. Enter, dovrei ascoltare il messaggio di risposta del sistema che mi dice sei già connesso. Vediamo se questo accade. Link currently established. E infatti accade, quindi passano anche i comandi di connessione e disconnessione. No, l'apparato di Star che utilizzerete in VHF ovviamente andrà settato in questa maniera. Allora, shift negativo o positivo a scelta, ma sempre a 0, esattamente come il 2820. Modo digitale, ovviamente Digital Voice. Poi i parametri da impostare nell'apparato VHF relativi a RPT1 e RPT2 sono gli stessi del ripetitore che avete linkato, quindi nel nostro caso IR4UBL spazio B per RPT1 e IR4UBL spazio G per RPT2.